Ciao Cassidy. Ciao. Vorresti viaggiare con me? Sì, dove vai? Ah, vorrei andare in Italia per due notte. Sì, ho bisogno di un albergo che ha una piscina, un ascensore e l'aria condizionata. Perfetto. Mi prenderò il mio scooter. Buonasera signorine, benvenute nell'albergo. Paura. Io mi chiamo Letizia e sarò a vostra disposizione giorno e notte e renderò il vostro soggiorno all'albergo Paura, il più pauroso, scusatemi, volevo dire piacevole possibile. Cosa posso fare per voi? Vorremmo prenotare una camera per due persone per un suite. Ecco a voi le chiavi per la stanza più bella dell'albergo Paura. Paura. Grazie mille, buona serata. Ah, la nostra camera. Ah, super! Ma che bella stanza, aspetta, ma cos'è questa cosa? Ah, cosa dove? Sul tappeto, guarda, sempre il sangue. Mio Dio! Ah! Io subito alla recezione. Ok, ok. Signora Letizia, abbiamo trovato del sangue sul tappeto. Aiuto! Ah, no ragazze, tranquille. Non è sangue. I ragazzi che stavano in quella stanza prima di voi amavano bere il vino e probabilmente hanno versato il vino per terra. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Ah, ok. Ma è sangue! Oh, va bene! È vino! Vino? Sì! Hai sentito che lo strano rumore? Sei schieramente un animale? Non ti preoccupare, vuoi andare a cenare in centro? Ah sì, che bella idea! Ci siamo perse! Non fatica a volare, prendo il mio monopattino! Non ho detto, anch'io voglio! Possiamo fare metà e metà? Perfetto, grazie! Ma dove siamo? Lì, so che ci siamo perse! Chiediamo indicazioni e che la ragazza che sta camminando verso di noi. Scusami, ci siamo perse. Qual è la strada più corta per arrivare in centro? Aspetta! Giorgio? Sei tu? Oh, Emily! Come va? Non ti ho visto per molto tempo! Mary, mi sei mancata! Tutto ok? Spring, no fame! Dimmi indicazioni, per favore! Ah, ok, allora. Vai dritto per questa strada, poi supera il semaforo e va ancora dritto. Quando vedi il lago, gira a sinistra. Grazie mille! Di nulla, ragazze, buona serata! Anche a te! Buonasera ragazzi. Ah sì, posso avere una pizza piccola? Farai una birra? Ah va bene, è da mangiare per tu? Il tramazzino? Ah, tutto ok. Qualcuno si sta seguendo. Hai dimenticato la tua borsa al ristorante? E perché per questo ti stavo correndo dietro? Meno male, grazie Dio! Perché? Ti dice che ho avuto tanta paura! Buonanotte bella! Andiamo a Lugano! Non ci crederai! Cosa è successo in Italia? Sì, siamo andati in Italia e abbiamo avuto tanta paura. Davvero? Sì! Ah, che peso! No!